Beh, Peppe ha detto già molto, quindi ridurrò la mia presentazione di un po'. Diciamo che io volevo ringraziarvi tutti di essere venuti così numerosi, insomma, per me, insomma, pure se foste venuti in numero minore sarebbe stato comunque importante, perché mi piace citare Henry Friedrich, che è un filosofo e un poeta svizzero, che dice che la verità non può essere assimilata dalla folla, si deve propagare per contagio. E quindi io immagino stasera voi come tanti piccoli virus, no? E diciamo che questa serata per me è importante, perché è la prima volta intanto che a Minturno ufficialmente si parla di questi temi. A Itri c'è il Museo del Brigantaggio, Gaeta ogni anno rievoca l'assedio e lo sterminio. Qui se ne è parlato sempre un po' di meno. In realtà io circa 3 anni fa sono inciampato su un testo che prima di copertina aveva un Garibaldi girato di spalle, quindi non la solita immagine fiera con la barba ben fatta, eccetera. Questo libro si intitolava Controstoria dell'Unità d'Italia e l'aveva scritto un certo Gigi Di Fiore, quindi pensate quanto possa essere onorato di averlo qui a fianco. L'ho letto, come diceva Peppe prima, quasi come un romanzo, e da lì di bibliografia in bibliografia, anche con l'aiuto e il consiglio di altri autori che nel frattempo si sono cimentati su questi filoni, sono riuscito, diciamo, a dare semplicemente un filo narrativo a una storia che, mi sono accorto, pochissimi conoscono tra i miei conoscenti, ma anche tra i miei amici. Allora mi sono detto, dato che a me nello scoprire queste cose, questi fatti, è venuto un mal di pancia, il mio obiettivo, per lavoro sono importanti gli obiettivi, per il mio lavoro sono importanti gli obiettivi, me ne do sempre uno, questa sera è mandarvi a casa con un mal di pancia. Se ve ne andrete a casa anche un po' incazzati, meglio ancora. Le verità nascoste, poi il sottotitolo è un po' strano, lo vedremo dopo. Allora, secondo me è importantissimo intanto mettere a fuoco il periodo storico di cui parliamo. Non parliamo della preistoria, non parliamo degli egiziani, neanche dell'alto medioevo. Parliamo di un periodo storico, questo è mio nonno. Mio nonno, come tutti i nonni, mi raccontava delle storie, mi raccontava degli aneddoti e dei fatti che lui ricordava di quando era bambino, che gli raccontava suo nonno. Questo suo nonno viveva esattamente nel periodo di cui parliamo, nel periodo del Regno delle Due Sicilie. Quindi che voglio dire? Che sono 3-4 generazioni fa. Cioè una storia che, se noi ci giriamo, vediamo ancora, molto vicina. È come se io immagino di avere, che ne so, i piedi sulla battigia e ogni tanto la risacca del mare me li bagna. Questa storia ci tocca ancora, così, anzi quasi in modo regolare, come il mare che ci bagna i piedi. E quindi la prima domanda che io, diciamo, mi faccio è perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi per raccontare una storia che comincia con C'era una volta un re, eccolo lì il nostro re. Purtroppo però così cominciano le favole, e di favole su questa storia ce ne hanno raccontate già tante. E infatti non parliamo di una favoletta con tanti fiorellini, ma parliamo di una storia, purtroppo, intrisa di tantissimo sangue. Addirittura diciamo, l'ambizione è quella di dare un contributo a quella che è la vera storia del processo di unificazione. Come diceva Peppe prima, uno storico dovrebbe revisionarla la storia, dovrebbe interpretare il passato con le conoscenze del presente, dovrebbe rivedere e revisionarla la storia e raccontarla eventualmente in modo diverso. Questo lo dice Javier Cercas. E quindi i 150 anni dell'Unità d'Italia, per esempio, potevano essere un'occasione ottima per approfondire temi ancora attuali, ricchi di implicazioni, anche negative, soprattutto per noi. E invece è prevalsa la solita retorica dei festeggiamenti, la solita, la solita melassa, come l'hai definita tu prima, sulla serietà della ricerca. E quindi tutto a scapito della costruzione di una vera identità nazionale. Oggi, se noi pensiamo a cosa festeggiamo, in realtà festeggiamo anche qualcosa di
poco chiaro, perché nel marzo del 1861 l'Italia non era come ce l'immaginiamo noi, come oggi. Mancava tutto il nord-est, che era dell'Austria, vero? E mancava tutto lo Stato Pontificio, che era bello grosso, che era ancora sotto il regno di Pio IX. Quindi possiamo dire che abbiamo festeggiato la salita al trono di Vittorio Emanuele II, che va benissimo, purché lo si dica, insomma. Nel 2011 davano questi libricini nei supermercati, io ne ho preso uno, l'ho fotografato, questo è il Garibaldi solito che si vede, addirittura c'era un CD con i 16 canti patriottici e dentro si parlava dei liberatori d'Italia. E quindi quello che io dico è che adesso questo bisogno di verità è diventato addirittura urgente. Costa fatica, perché bisognerebbe prendere un piccone, che è pesante, per usare una metafora, mettersi davanti a un bel muro di mattoni e cominciare a sfondarlo per vedere quello che c'è dietro, per vedere e guardarla in faccia questa verità. E poi dopo, ancora più faticoso, ognuno di noi dovrebbe prendersi un bel mattone che è pesante, che quindi è faticoso farlo, e tutti insieme rimetterci là a ricostruirlo piano piano, questo muro, diverso da quello di prima, perché adesso sappiamo cosa c'è dietro. Tutti uniti nel rispetto dell'amore e delle memorie comuni, con l'esigenza quindi non di rivedere, ma proprio di riscrivere interamente alcune pagine. Perché anche le parole sono importanti. Allora vediamo da cosa si doveva risorgere e soprattutto se c'era bisogno di risorgere da qualcosa. Ciampi ci dice che soltanto un popolo consapevole delle radici della propria identità può progettare e costruire con fiducia il suo futuro. E una frase bellissima che io cito è quella di Milan Kundera, che dice che per liquidare i popoli si comincia con il privarli della memoria, si distruggono i loro libri, la loro cultura e la loro storia. Qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura e inventa per loro un'altra storia. Dopodiché il popolo comincia lentamente a dimenticare quello che è e quello che è stato, e il mondo intorno lo dimentica ancora più in fretta. Ricordiamocelo, perché ritornerà. La storia quindi dell'unità d'Italia, che c'è stata per tanto tempo tramandata, non regge alla verifica dei fatti. Questo è fondamentale capirlo, non è questione di vinti o vincitori, non è questione di Borbone o di massoni o di cattolici o di Savoia. Nessuno qui parla di nostalgia della monarchia borbonica oppure vuole ritornare indietro. L'Italia è unita e siamo contenti che l'Italia è unita, io almeno parlo per me, sono contento che l'Italia è unita. Però sono convinto allo stesso tempo che solo conoscendo questa storia, riconoscendola finalmente, guardandola in faccia, sdoganandola, si potrà davvero costruire un'unità vera che oggi non esiste. Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, ma gli italiani ancora bisogna farli. E quindi è questione di capire cosa sia successo allora per capire a fondo meglio cosa ci succede oggi. Quello che ci arriva attraverso le televisioni, i telegiornali, le informazioni. Provate a farlo magari inconsciamente, via via che raccontiamo questi fatti, e percepire quello che invece sono i messaggi che ci arrivano addosso oggi. Del resto solo da pochi anni, io direi da 15-20 anni, è venuto fuori questo filone, è stato possibile cominciare a raccontare queste cose, grazie a persone come Gigi Di Fiore, come Antonio Ciano che è qui in platea e che io ringrazio, come Alessandro Romano, come Gennaro De Crescenzo, Pino Aprile ha scritto il libro Terroni, ha avuto il merito di diffondere un po' più a livello commerciale, a livello divulgativo queste tematiche. E quindi il loro lavoro è fondamentale, è stato fondamentale, perché loro sono andati negli archivi a usare il piccone e a togliere quella polvere da sopra i faldoni, perché è faticoso togliere, può uscire qualcosa di sgradevole da lì, ma loro l'hanno fatto. E quindi io quello che dico è, quando 150 anni fa, appena 150 anni fa abbiamo detto, perché se ci giriamo la vediamo ancora quella storia, è stato cancellato il regno delle due Sicilie, non è stata cancellata solo la cartina geografica di un popolo che stava lì da 8 secoli, ma sono state cancellate e calpestate la dignità, ecco io l'ho scritto, la dignità, l'identità e la civiltà di un popolo intero. Queste tre parole un tempo erano belle cicciotte, no? Erano piene di significato, adesso
sono tutte rattrappite e bisogna ripomparle, bisogna farle crescere di nuovo, renderle di nuovo cicciotte. Vediamo che cosa ci hanno raccontato finora. Non ce l'hanno raccontata tanto giusta, perché i libri di storia sono pieni dell'eroismo dei patrioti, fino all'ultima goccia, insomma, se ne legge. Il sangue dei vinti invece è stato asciugato presto, troppo in fretta, quasi non se ne trova traccia. Oggi i libri che gli studenti usano hanno al loro interno uno spreco di retorica veramente vomitevole. Si parla di affrontare lo straniero braccato, sconfitto, l'ultimo barbaro, salutare una nuova patria. Io mi chiedo se i ragazzi oggi della scuola media o del liceo veramente ci credano a queste cose. Per questo l'ho verificato personalmente, prima su me stesso, poi le mie conoscenze, i miei amici. Ieri ero a cena con degli amici, ho verificato per l'ennesima volta, non che alla sera noi a cena parliamo di Unità d'Italia, sapevano che oggi avrei dovuto fare questa conferenza. Però quello che ho verificato è che la storia dell'Unità d'Italia è una materia, scusate, poco praticata. La maggior parte non sa di che cosa parla, altri la conoscono sommariamente, così, senza però grossi elementi di riflessione, sicuramente nessuna critica. E generalmente un senso di disinteresse, di distaccato disinteresse. Dice, vabbè, sì, Unità d'Italia, sì, ho sentito parlare qualcosa, Garibaldi, però... O no? E quindi, innanzitutto, la cosa più infame che ci viene nascosta è che questa unità è stata costruita sui soprusi e sulla violenza. E poi i piemontesi liberarono gente che non aveva affatto desiderio di essere liberata. Quindi parliamo e diciamo le cose con le parole, quindi con il loro nome e cognome. Questa vantata campagna di liberazione è stata una vera e propria occupazione, e invece di comprendere il malcontento di quel popolo, i padroni del tricolore, diciamo che inasprirono le sanzioni e la repressione diventò violentissima. Vi faccio vedere velocemente, senza andare a, diciamo, a discutere di politica o di geopolitica, la cartina dell'Italia. Questa è l'Italia preromana, l'Italia nel 1100, guardiamolo soltanto così come flash, guardate i confini del nord e del sud Italia. Questa è l'Italia nel 1300, al nord ci sono stati e staterelli che si facevano la guerra per un fiume, per un bosco, per un confine. Guardate i contorni del sud Italia, del meridione. L'Italia nel 1500 con il regno di Napoli e il regno di Sicilia, 1600 guardate il nord e guardate il sud, 1700 ancora il nord completamente diverso, 1750 arrivano i Borbone, diventa regno di Sicilia, diventa poi regno delle due Sicilie nel 1800. Che voglio dire? Voglio dire che tutta questa roba qui già c'era e c'era da parecchio tempo. Cioè i meridionali quando andavano all'estero erano italiani, un lombardo andava all'estero era un lombardo, era un piemontese. Quindi noi veniva a noi, io dico noi perché insomma mi sento meridionale, orgoglioso di esserlo, eravamo considerati italiani. Alessandro Romano, mi piace citarlo, dice che la storia risorgimentale rispetto alle fonti di archivio assume i contorni di una mitologia di regime e questa storia offende e mortifica la dignità dei meridionali. E soprattutto vediamo se il meridione d'Italia era veramente povero e privo di libertà per cui fu necessaria questa liberazione con la forza. Chi erano questi sovrani stranieri da scacciare, questi Borbone da sempre dipinti come tiranni e assassini? Io almeno così me li ricordo, no? Così mi ricordo di averlo studiato, no? E questo era il loro simbolo, questo era il loro albero genealogico, ovviamente non lo guardiamo tutto, ma le loro facce erano queste, Carlo III, Ferdinando I, Francesco, Ferdinando II e Francesco II. Erano cattolici, erano monarchici, credevano nel Cristo dei Vangeli e diciamo che non permettevano all'interno del regno la morte per fame, era permessa soltanto oltre i confini. Si poteva morire, è chiaro, per violenza, peraltro, però loro facevano molta attenzione. Quando vennero in Italia, si trovarono a governare un popolo, quindi con delle tradizioni, una cultura molto diversa tra loro, siciliani, calabresi, pugliesi, campani, però cercarono di rispettare fondamentalmente quelle caratteristiche.
È importante, questo me lo suggeriva soprattutto Mario quando ne abbiamo parlato, capire anche qual è il contesto Mario De Candidis, che ringrazio perché senza di lui questa serata non ci sarebbe stata. Qual è il... Qual è il contesto politico, sociale ed economico in cui i Borbone si trovarono a regnare? Senza scomodare concetti di geopolitica o di economia politica, insomma. Però diciamo che questo arriva, sto Carlo III arriva e scaccia gli austriaci e dà vita a un nuovo Stato indipendente. Quindi nel resto d'Europa si cominciava a sviluppare un capitalismo agrario, quindi ci si impossessava dei feudi, li si tramutava in latifondi e a danno delle masse contadine. E invece qua si parla di un'equa assegnazione dei terreni. Si dispose per legge il frazionamento dei terreni feudali, vennero dati in possesso e non in proprietà ai contadini, quindi i contadini detti enfiteuti potevano utilizzarli questi terreni, gli erano affidati in uso, loro erano dei conduttori dei terreni. E potevano tenersi quello che ne derivava dalla loro coltivazione e pagavano la decima parte del raccolto, diciamo, la famosa decima, la tassa, no? Questo era, e addirittura affermarono un protezionismo doganale, quindi poteva essere esportato solo quello che era in eccedenza nel, diciamo, nella produzione del regno. Tutto questo era in fortissimo stridore con quanto stava accadendo nel resto d'Europa. La classe liberale da una parte e la borghesia dall'altra nel regno borbonico rimasero escluse, mentre invece in tutto il resto dell'Europa erano al potere nelle amministrazioni, nel potere politico, pubblico, avevano un ruolo primario nella società. Qui no, qui il ruolo primario lo avevano i sindaci, i governatori, i sovrintendenti che erano dei veri e propri prefetti, che non venivano nominati per censo o per diritti ereditari, ma per concorso. C'erano dei concorsi, erano delle leggi che controllavano se i concorsi pubblici venissero svolti secondo senza trucchi o inganni, quindi erano veramente avanti. Questa fu la tanto denigrata perché rigida burocrazia borbonica. E quindi diciamo che addirittura le tasse furono ridotte a 5, e fu una vera rivoluzione per quei tempi. La storiografia ufficiale infatti ha sempre catalogato questi sistemi come arretrati ed eversivi. Vediamo la questione dell'unità italiana. Arriva questo Carlo III e per fortuna a Bitonto, in provincia di Bari, viene eretto un obelisco nel 1734 su cui c'è una lapide, questo è lo zoom della lapide, in cui c'è scritto che Carlo III bla bla bla, re di bla bla bla, scaccia bla bla bla, però l'italica libertà nazionale fondò. Cioè là sopra nel 1734 c'è scritto l'italica libertà nazionale fondò. E infatti Ferdinando II nel 1832 propone una Lega degli Stati italiani nel rispetto delle libertà di ognuno di essi, propone a chi? Al cugino, no? A Carlo Alberto di Savoia, per creare che cosa? Per creare una nazione forte, una nazione indipendente, un'Italia confederale però nella libertà dei popoli italici. Ovviamente questo era fumo negli occhi, soprattutto per l'Inghilterra, che era la nazione più potente a quel tempo, era prossima l'apertura del canale di Suez, quindi avere una nazione come il Regno delle Due Sicilie aperta su tre lati sul mare, scambi commerciali con una forte flotta, era una minaccia, era fumo negli occhi. E quindi ovviamente questo progetto fu rigettato. Diciamo che nel 1848, per prevenire queste spinte unitarie incontrollate, si cominciò da parte dell'Inghilterra a mettere in piedi un processo che poi portò a quello che vedremo. Addirittura Niccolò Tommaseo, in una pagina che io, insomma, non c'è stata fatta leggere a scuola, diceva: il Piemonte si reputava esso stesso non essere Italia, il settentrione d'Italia si inchini al mezzogiorno e il Piemonte non soverchi se non vuole essere soverchiato. Questa pagina io non me la ricordo di averla letta. Addirittura Augusto del Noce, che è uno storico di destra, perché non parliamo di politica, non parliamo di destra o sinistra, parliamo di verità, ci dice che il cosiddetto risorgimento italiano è stato un capitolo della storia dell'imperialismo inglese. E invece un macigno ancora più grosso viene gettato da questo tizio che dice: il risorgimento è stato l'effetto politico, militare, economico e sociale di un complotto internazionale ordito dall'Inghilterra e dai suoi alleati ai danni delle classi subalterne italiane. Un pazzo! Questo è un pazzo, lo dice Antonio Gramsci, una frase questa devastante per l'epoca.
Del resto, vediamo che cosa avevano in comune questi quattro padri della patria. Quasi nulla, perché Garibaldi aveva fatto scoppiare la rivolta nel porto di Genova, sedata nel sangue da parte di Vittorio Emanuele II. Cavour era un massone agli ordini di Albert Pike, non era mai stato più a sud di Firenze, non conosceva cosa ci fosse più a sud di Firenze, addirittura fu cacciato dall'esercito, questo era Albert Pike. Mazzini era contro un po' tutti, era contro la monarchia, contro Garibaldi, contro la religione cattolica, fu iniziato anche lui alla carboneria, poi andò in Inghilterra e il Grande Oriente gli accorda il 33° grado secondo il rito scozzese della massoneria. Vittorio Emanuele II, chiamato re galantuomo, figuriamoci quanto galantuomo potesse essere, che poi invade un regno senza dichiarazione di guerra, un re che parlava francese, che mantenne il titolo di secondo anche dopo l'unità, cioè non è che si chiamava Vittorio Emanuele I, re d'Italia, no. Nel regno di Sardegna c'era la 7ª legislatura, dopo l'unità ci fu l'8ª legislatura del primo Parlamento italiano, quindi continuando la numerazione del Parlamento del Regno delle Due Sicilie, già questo ci doveva far capire qual era, no, l'intento. Comunque, in comune questi, addirittura De Soclere dice l'inferno doveva ridere di questa grottesca riunione di uomini. Vabbè, De Soclere era uno scrittore di parte e lasciamo perdere. Comunque in comune sicuramente avevano un'unione di intenti dettata dall'Inghilterra. In Inghilterra c'era Gladstone, 4 volte primo ministro del Regno Unito, un po' il vero architetto dell'unificazione italiana. Anche i colori della bandiera italiana furono decisi lì, un po' un burattinaio, diciamo, del processo di unificazione. Questo che fa? Viene a Napoli e scrive una lettera famosissima, vediamo, io l'ho riscritta, ovviamente non la leggiamo tutta, però la sostanza è che questo va a Napoli e dice di aver visitato delle carceri, degli ergastoli, e dice che la gestione borbonica è il rovesciamento di ogni idea sociale, è la negazione di Dio, famosa questa frase, la negazione di Dio eretta a sistema di governo. Queste affermazioni ebbero una grandissima risonanza in tutta Europa, contribuendo quindi al sentimento antiborbonico attraverso una ferocissima campagna di propaganda di stampa. E questo succede sempre, lo vediamo in tutte le guerre. La propaganda, c'è la propaganda di Saddam Hussein che non ce l'aveva le armi di distruzione di massa, c'è la propaganda del Golfo del Tonchino per attaccare il Vietnam, c'è la limitazione delle libertà personali dopo l'11 settembre con il Patriot Act negli Stati Uniti, e anche le nostre libertà personali, perché abbiamo visto cosa ci è venuto addosso ultimamente, e succede sempre. Niente, che era successo? Che questo Lord Palmerston invece aveva ordinato all'altro tizio di andare a Napoli e di riferire queste cose. E lo ammette lo stesso Gladstone nelle sue confessioni, dice no, io ho riportato quello che i liberali napoletani mi avevano chiesto di dire. Tutto questo, io ho fatto una fotografia a questo libro che ho trovato a Napoli in una libreria, è bellissimo, scritto da Pietro Calaulloa, che era un magistrato napoletano, che parlò di mafia per la prima volta, glielo riconosce anche Leonardo Sciascia in tempi più recenti, che scrive un libro su un grande generale, Carlo Filangieri, e lo scrive nel 1876. Qua dentro c'è già tutto. È scritto in un italiano un po' retrò, ma comprensibilissimo, anzi anche molto gradevole da leggere. Qua dentro c'era tutto. C'era già la descrizione del ruolo della massoneria, c'era il ruolo della carboneria, c'era l'influenza inglese, c'era la corruzione dei soldati borbonici, c'era le bellezze del regno e i primati di cui godeva il regno delle Due Sicilie. Era già condensato un po' tutto. Che Garibaldi fosse un massone, insomma, non è un mistero, ancora nel 1982, questa è una cartolina celebrativa. E quindi diciamo che questo processo viene appoggiato, l'abbiamo capito, dall'alta borghesia, dall'aristocrazia feudale, anche dalle mafie, e ne restano esclusi le masse contadine, i poveri, il popolo, anche la Chiesa. Quindi viene concepito un'Italia contro la maggioranza degli italiani. Lo stesso Garibaldi, nella sua biografia, dice una buona parte di questa Italia la si deve a scrittori e poeti, che non è una frase buttata lì a caso, perché in questo testo, Mille volti di massoni, documento riservato, adesso accessibile, c'è l'elenco al libro paga di tutti gli scrittori che noi studiamo, abbiamo sempre studiato, da Manzoni a Pellico, a Foscolo, a Mameli, a Balbo, chi è che ha scritto Ippolito Nievo, eccetera. Lo stesso fratello dell'ultimo re Borbone dice «Io credo che un semplice caporale di buona volontà in quell'epoca, se avesse comandato, avrebbe battuto Garibaldi e tutti gli addetti alla rivoluzione».
Comunque, che succede in questo racconto che facciamo? Che purtroppo Ferdinando II decide di morire proprio nel 1859, cioè un anno prima. Questa è una foto bellissima, originale, nel suo letto di morte nella Reggia di Caserta con tutti i candelabri, e su quelle tre sedie ci sono i dipinti di Gesù, della Madonna e di San Gennaro, che ovviamente era il protettore. Lui era il sovrano straniero di cui la storiografia ci parlava. Ma straniero di che? Era napoletano di quarta generazione, parlava napoletano, e Vittorio Emanuele parlava francese, insomma, e le leggi erano scritte in italiano qui. Comunque, gli succede al trono, quindi chi? Il figlio di 23 anni, che sposa Maria Sofia a 19 anni, pensiamo che tempi, 23-19 anni. Lei è la sorella della più famosa Sissi. Qui vado velocissimo, però racconto cose che io non sapevo proprio, che questo regno era all'avanguardia su tutto. Era un regno ricchissimo, se ne è accorta anche la RAI, se digitate su YouTube Ulisse, Regno delle Due Sicilie, c'è un bellissimo programma presentato dal figlio di, come si chiama, Piero Angela, lì, Alberto Angela, che racconta e fa vedere tutte queste cose. Il regno passa da 2 milioni nel 1600 a 9 milioni nel 1800. Questo aumento della popolazione ha un nome e cognome, si chiama benessere e progresso civile e sociale. Come è successa questa? Come fu possibile? Fu possibile perché le campagne, da che erano abbandonate, furono ripristinate, il commercio fu stimolato, fu ricostituito un esercito, le amministrazioni locali, fu dato impulso alla pesca, all'agricoltura, al turismo, e da ultimo degli stati il regno divenne il primo tra l'Italia e tra i primi nel mondo. Scavi archeologici di Ercolano, Pompei, venivano da tutta Europa a visitarli. Non c'era disoccupazione, c'era immigrazione. Era il primo stato socialista, illuminato, interclassista del mondo. I numeri sono abbastanza importanti, guardiamoli velocemente. Al momento dell'annessione il Regno delle Due Sicilie contava 443 milioni di ducati oro nelle sue casse, e in totale in Italia c'erano 668, quindi più del doppio di tutti gli altri stati. Ducati oro, mentre in Piemonte circolava carta moneta, che non era neanche coperta dalle riserve auree delle banche. Il Piemonte, ricordiamocelo sempre per capire come sono andate le cose, era sull'orlo del fallimento, aveva un debito pubblico alle stelle, indebitato con le banche londinesi, faceva le guerre e chiedeva i soldi in prestito. E aveva bisogno quindi di liquidità costante. Napoli era la città più popolosa, aveva 500.000 abitanti. Il debito pubblico era di 400 milioni, mentre nel Regno di Sardegna di 1 miliardo e 2. Gigi probabilmente poi accennerà a quello che erano l'industria metalmeccanica di Pietrarsa, quindi lascerò a lui poi parlare di tutti questi aspetti, ma mi piace citare le ferriere di Mongiana. Perché? Perché sono in Calabria, e guardiamo oggi che cos'è la Calabria. Questo stabilimento era all'avanguardia a livello mondiale, vengono i tedeschi, lo ridisegnano pari pari sulle cartine, lo fotografano e lo ricostruiscono uguale, identico in Germania. Corsi di formazione professionale, questo è il discorso che fa Ferdinando II all'inaugurazione della Napoli Portici. Dice: il sud dovrà essere attraversato da due dorsali ferroviarie. La prima dovrà collegare Napoli a Brindisi e la Puglia, e poi arriva alle ferrovie, si ricongiunge alle ferrovie danubiane e renane. La seconda dorsale dall'altro lato, Roma, Genova, Firenze, Torino. Cioè, pensiamo oggi, Matera neanche c'ha la stazione, cioè, insomma. La marina mercantile passa da 2.000 navi a quasi 10.000 bastimenti, l'istruzione pubblica, tutti dovevano poter studiare, Carlo III mette 28 milioni di ducati della sua dote personale per stimolare la cultura in ogni provincia, in ogni villaggio, il demanio, ogni anno si investivano milioni di ducati nel demanio, si regolava tutto, addirittura venivano marchiati gli alberi che erano ritenuti inutili, veniva denunciato il dissodamento del terreno, tutto era regolamentato. Non c'erano infatti allagamenti o alluvioni, ricordiamoci che cosa è successo a Sarno qualche anno fa, dove non si può morire, non possono morire 160 persone con una colata di fango perché vengono tolti gli alberi dalla cima della montagna.
Addirittura Ferdinando II andò oltre, disse la terra a chi la lavora, cioè questo era proprio un pazzo, mai sulla faccia della terra, neanche in Russia dove il demanio era tutto di proprietà dello Stato. E qui ho riportato alcuni primati, non facciamo in tempo a leggerli, in rosso ho evidenziato i più importanti, sono tantissimi, la giunta dei veleni, per primi fanno un cimitero pubblico dei poveri, per primi un ospedale psichiatrico, per primi diciamo il primo ponte in ferro sospeso ce l'abbiamo qua sul Garigliano, le prime leggi sanitarie, la raccolta differenziata, lì doveva essere messo il vetro, lì il carbone e così via. Leggeteli così a caso, poi se vorrete approfondire io sono a disposizione. Il primo osservatorio, insomma, alla fine nel 1856 c'è un Expo, oggi c'è a Milano, la fecero a Parigi, sui prodotti dell'agricoltura, dell'industria, delle belle arti. Il primo premio, chi lo vince, indovinate un po', il Regno delle Due Sicilie. E questo è il ponte sul Garigliano, l'ho riportato perché, insomma, sapere che sta a due passi da qui, io me lo sono andato a vedere dopo che ho scoperto che era stato il primo ponte in ferro, prima ci passavo e anche ci facevo caso. Altri primati, vado veloce. La tenuta di Carditello, non so se avete visto il report con la Gabbanelli, ha fatto una puntata dedicata alla tenuta di Carditello, era bellissima, paragonabile alla Reggia di Caserta, insomma, per gli stucchi, i marmi. Oggi è così, si sono portati via tutto, lo Stato ne è ridiventato proprietario da pochissimo, l'hanno devastata, cioè questo è la cura che abbiamo noi oggi del territorio e della storia. Quindi ok, che succede? Che Garibaldi arriva, io ho preso questo quadro perché è molto significativo. Vengono scortati a Marsala da due navi inglesi, l'Intrepid e l'Argus. Qua dentro c'è già tutta la storia, non si vede bene, però ve lo racconto. Le cannoniere borboniche, la Stromboli e Capri, Partenope, non aprono il fuoco. Il Lombardo si arena sugli scogli e comincia a fumare. Pare che qui Garibaldi abbia detto qui si fa l'Italia o si muore, non un'altra circostanza, e si contano pochissimi garibaldini, 7-8 al massimo, quindi questo pittore ha riprodotto quello che vedeva, no? Il resto sono soldati piemontesi, quindi già stavano lì. Del resto la sottoscrizione diciamo a questa impresa, come si dice, quando si va a non mi viene il termine, reclutamento, veniva fatto direttamente in Inghilterra. E la bandiera issata nel porto di Marsala è una bandiera da guerra inglese, quindi che ci faccia lì non si sa. Non spararono le cannoniere borboniche perché il comandante aveva intascato una tangente di circa 4 milioni di euro più o meno in moneta di oggi. A terra non c'era nessun civile, ad eccezione di quegli ultimi due ragazzi che si vedono sulla sinistra che portano delle arance in testa che simbolicamente rappresentano la mafia. E lo stesso Garibaldi dice che senza l'aiuto di Palmerston Napoli sarebbe ancora borbonica e senza l'aiuto dell'ammiraglio Mondi inglese non avrei potuto già mai passare lo stretto di Messina. E questo è il primo dei quattro assegni intestati a Garibaldi di circa 950.000 euro attuali, 115 sterline oro, regolarmente incassato, generale Garibaldi si legge, insomma. Io ho chiesto a mio figlio, quando ho raccontato questa storia, ho due bimbi, uno di 10 e uno di 8 anni, mi hanno fatto: papà, ma come è possibile che un esercito di 100.000 uomini è stato distrutto da questi 1.000 con la camicia rossa? L'ho 10 anni. E Totò Riina, nella testimonianza al processo, dice: io amo l'Italia per la quale la mia famiglia ha dato il suo fondamentale appoggio preparando lo sbarco. Un altro dice: ho appreso da numerosi boss che Garibaldi poté sbarcare perché il Piemonte versò i soldi alla mafia assicurandosene la collaborazione. Quindi furono mandati due tizi che si chiamavano Pilo e Corrao a parlare con tutti i capi banda, i capi delle bande locali siciliane per organizzare, assistere e accompagnare lo sbarco dei garibaldini. Ce lo dice non uno a caso, ce lo dice Rocco Chinnici, che è saltato in aria con una bomba, era il capo di Falcone e Borsellino. Lui dice: dobbiamo premettere che la mafia come associazione e con tale denominazione prima dell'unificazione non era mai esistita in Sicilia. La mafia nasce e si sviluppa subito dopo l'unificazione del Regno d'Italia, quindi un'altra, diciamo, un'altra eredità a cui dobbiamo essere grati al processo. E quindi dopo però che fa? Si organizza, la mafia si organizza e comincia ad operare in modo imprenditoriale e diventa un elemento costituente del nuovo Stato unitario.
ne parla anche Massimo D'Azeglio, vado veloce, questi due tizi che erano stati mandati in Sicilia poi furono trovati morti in circostanze poco chiare, perché ovviamente sarebbero stati dei testimoni scomodi, insomma, in perfetto stile mafioso. Chi erano i garibaldini? Ce lo dice proprio Garibaldi, dice: tutti generalmente di origine pessima, per lo più ladra, e tranne poche eccezioni con radici genealogiche nell'etamaio della violenza e del delitto. La battaglia di Calatafimi sui libri di storia ci viene raccontata come epica, lì bastava che il generale Landi desse l'ordine di sparare, invece diede l'ordine di ritirarsi. Landi aveva preso una tangente di 24.000 ducati. Gigi, nel suo libro I vinti del Risorgimento, fa un'analisi bellissima di tutti e 16 i principali generali borbonici dell'esercito regolare borbonico corrotti dai soldi che transitavano dal Piemonte ma provenivano dall'Inghilterra. Nino Bixio, sappiamo a Bronte che cosa fece fucilare i contadini che avevano osato usurpare le terre. Garibaldi quindi prosegue verso Napoli e fa un tragitto strano, non passa neanche per la Puglia, per la Calabria, non si capisce bene come fece a liberare quelle regioni, non fu sparato neanche un colpo di fucile. Il suo scrittore personale ci dice che con poche guide e cavalieri proseguiva la sua marcia acclamato come il dio della vittoria. L'ultimo tratto addirittura pare l'abbia fatto in treno per arrivare a Napoli. Mi vengono in mente tante cose, in realtà non le posso dire perché ho poco tempo, andiamo avanti. Una cosa importante, Alessandro Romano va a spulciare negli archivi del Banco di Napoli e vede che nel 1860 ci sono 19 milioni di ducati oro quando Garibaldi arriva, quando se ne va ce ne sono 6.009. Insomma. E Vittorio Emanuele II scrive a Cavour e dice: il suo talento militare è molto modesto, riferendosi a Garibaldi, e male immenso che è stato commesso qui, ad esempio l'infame furto di tutto il denaro dell'erario è da attribuirsi interamente a lui. Si dice che se ne andò a Caprera povero soltanto di un sacco di ceci e di lenticchie. Le prove furono ovviamente cancellate perché Ippolito Nievo viaggiava su una nave che si chiamava l'Ercole, che fu affondata, lui teneva la contabilità della spedizione dei Mille, fu affondata, si andò poi sotto negli anni 60, si vide che aveva proprio un buco nella carena, quindi fu fatta affondare, si disse che c'era una tempesta, invece risulta dai documenti che c'era il sole e l'acqua era calma, fu trovato il baule, ma ovviamente vuoto dei documenti. E Garibaldi fu uno dei fondatori, i primi fondatori della Banca del Credito Sammarinese, insieme a Francesco Crispi, quindi da qualche parte questi soldi sono andati a finire. Gigi scrive poi dei passi bellissimi su quello che è stata, diciamo, poi la camorra quando Garibaldi arriva a Napoli e quello che è stato il ruolo della camorra. In generale la storia ufficiale quando Garibaldi arriva a Napoli finisce, è arrivata l'Unità d'Italia, no? O no? Poi ci sono altri 6 mesi con migliaia di morti che vengono trascurati. A Napoli c'era questo tizio qui, che era Salvatore De Crescenzo, detto Tore Crescenzo, che era il capo dei 12 principali, il capo in testa dei 12 principali boss, chiamiamolo così, dei vari quartieri di Napoli, e viene convocato un bel giorno dal ministro Liborio Romano, anzi allora era prefetto di polizia, poi divenne ministro nel Regno d'Italia, e gli dice: guarda, io insieme a tutti i tuoi cancelliamo ogni precedente penale se mi dai una mano a mantenere l'ordine pubblico. E furono immessi circa 1.000 nuovi gendarmi di questa provenienza un po' particolare in questo esercito famoso con la coccarda di tricolore. E quindi la camorra ottiene la prima concreta legittimazione ufficiale dal potere istituzionale. Quindi abbiamo visto la mafia in Sicilia, la camorra a Napoli. Ovviamente furono distrutti gli archivi anche lì, bruciati, perché non dovevano ritrovarsi poi i numerari, le varie denunce, le varie condanne che questi gendarmi in coccarda tricolore avevano collezionato in passato. E quindi c'è questo abbraccio fatale tra il potere costituito e la delinquenza organizzata. Andiamo avanti. E
quando si decide poi di ritirarlo, questo esercito in coccarda, ormai era troppo tardi perché il guaio era stato combinato. Addirittura quindi la camorra comincia ad essere, c'è chi comincia a pensare di utilizzarla come strumento per obiettivi politici, da lì nasce insomma. Il re Francesco II quindi che fa, continuando questa narrazione veloce che sto facendo, che io però non conoscevo e che quindi faccio? Se ne va a Gaeta, decide di andarsene a Gaeta, e anche qui io sono un fan, perdonatemi, di Gigi. C'è un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, che è Gli ultimi giorni di Gaeta, che racconta gli ultimi 3 mesi dell'assedio, che oggi ancora vengono ricordati in manifestazioni a Gaeta. Però la domanda è, si trattò veramente di questo evento glorioso che la storia ci racconta, oppure soltanto l'epilogo sanguinoso perpetrata ai danni di questo Stato sovrano? E beh, insomma, ci sembra di aver capito che un po' più la seconda. A Gaeta morirono circa 3.800 tra uomini, donne e bambini. Cialdini fu assolutamente in quella occasione veramente da definirsi criminale di guerra. Fece bombardare anche ospedali, anche durante la tregua, anche dove veniva sventolata la bandiera bianca, quindi sulle postazioni per diritto internazionale non dovevano essere attaccate. Fa bombardare anche quando ormai siamo vicini alla resa, quindi mancano poche ore. Si sa già che Francesco II se ne andrà da Gaeta e lascerà quindi il regno nelle mani di Cialdini, ma lui bombarda ancora. Ad attaccare, diciamo, alla caduta definitiva lo dà Napoleone III quando lascia che le sue navi, che erano in rada fuori Gaeta, vadano via. Questo era Cialdini, nato a Castelvetro, a Modena, provincia di Modena, che distrusse Gaeta con 160.000 bombe. Io ho raccolto un po', fu l'Apocalisse, io ho messo la foto della locandina di Francis Ford Coppola per rendere un po' l'idea, ho raccolto sul web un po' di foto originali, che sono molto belle, ve le faccio vedere, perché veramente si percepisce la distruzione totale. Questa doveva essere via Indipendenza, Antonio forse ce lo sa dire più di preciso. Proprio l'entrata in Gaeta, vedete, tutto completamente distrutto. Invece in questa raffigurazione si vede come da Caposele, quindi dall'ex, si chiamava Mola di Gaeta, no? Oggi Formia, c'era cioè il quartier generale dove stavano tutti in panciolle a guardarsi come un film i bombardamenti su Gaeta mentre mangiavano, diciamo, serviti e riveriti i generali. Le scorro velocemente. Fu devastata l'economia, le infrastrutture completamente distrutte, furono buttati gli animali morti perché non riuscivano neanche a stanarli, a distruggerli definitivamente, nonostante fossero in numero molto maggiore all'esterno e con cannoni molto più potenti, ci riuscivano, quindi buttarono gli animali morti, quindi si moriva di bombe e anche di malattia, di malaria. E questa è Gaeta completamente distrutta. E quindi 9 milioni di persone furono costrette ad accettare le leggi e la burocrazia del Piemonte. Nel 1160 ci furono i 100 anni dall'unità, quindi per i festeggiamenti a Gaeta fecero dei lavori e nello scavare per realizzare delle scuole gli operai scoprirono centinaia e centinaia di scheletri. 2000, mi dice Antonio, 2000? 2000 scheletri, lì vicino, era una fossa comune dove quindi erano stati gettati cadaveri non dichiarati delle vittime del tifo, dei bombardamenti dell'assedio. Non erano la maggior parte in uniforme, quindi molto probabilmente erano civili, e sotto c'era uno strato di 50 centimetri di sangue rappreso, quindi erano stati buttati lì proprio appena morti. E questa è un'altra cosa che io non sapevo, che ho scoperto, che i primi campi di sterminio furono inventati proprio dai Savoia. Cioè il più famoso, il tristemente noto, è Fenestrelle, ma poi ci furono quelli di Alessandria, di Bergamo, di Milano, dove furono deportati circa 50.000 soldati tra i 17 e i 25 anni, perché poi mano a mano cadevano le fortezze borboniche, questi li prendevano e li portavano lì. A Fenestrelle la vita media durava 3 mesi, tolsero le finestre dalle abitazioni, dalle celle. Immaginatevi, questi che erano abituati al sole di Napoli, quanto potessero resistere
al CERMIS, lì al Sestriere dove era. E questo è il carcere, questa era la camera della morte dove la calce viva scioglieva i corpi di chi non ce l'aveva fatta a superare quindi i rigori del freddo e della fame. Morti in numero molto maggiore di quelli registrati, perché questa è una foto originale, a Genova venivano condotti poi nei vari campi di sterminio, perché non ce la facevano, ecco quindi una morte senza onore, senza tombe, senza ricordo, senza identità. E infatti addirittura oggi a Finestrelle si legge ancora su un muro: ognuno vale non in quanto è ma in quanto produce, tristemente ricorda la scritta che troneggia invece ad Auschwitz, no? E io mi chiedo perché le scolaresche non visitano Finestrelle, perché magari è troppo fuori mano, cioè non c'è nessuno che va a rendere omaggio a quei morti dimenticati. Senza voler togliere nulla assolutamente alla memoria dei morti, i morti piemontesi sono uguali ai morti meridionali, i morti sono tutti morti, ce lo diceva pure Totò nella Livella, però insomma questa parte qui e questi archivi dove sono stati ritrovati circa 35.000 nomi, ne mancano 10.000 all'appello, non vengono ricordati, però ci sono tutte queste atrocità, sono documentate negli atti parlamentari, nelle relazioni delle commissioni di inchiesta sul brigantaggio e negli archivi di Stato dei capoluoghi dove si svolsero questi fatti. Altro che epopea del risorgimento nazionale. Qualcuno l'ha scritto, insomma, su qualche giornale. E poi c'è un video su YouTube molto carino dove fanno vedere il momento in cui mettono questa targa, questa lapide commemorativa, anche abbastanza toccante, commovente, una rievocazione storica. È durata pochissimo, pochi mesi l'hanno spaccata e buttata per terra. E comunque diciamo che la comunità internazionale, mentre quindi al sud succedeva tutto questo, comincia a interpellarsi, comincia un po' a ribellarsi, cioè il Parlamento in Inghilterra venivano fatte delle interpellanze, così come in Francia o magari in Polonia o altrove, e si cominciarono a chiedere se, insomma, dubitare se questa liberazione dal sovrano oppressore fosse così necessaria e con quali mezzi fosse stata messa in piedi. E allora si decise di mettere in piedi questa farsa dei plebisciti. Per la prima volta addirittura furono chiamati a votare uomini e donne, e c'era questo quesito referendario: il popolo vuole un'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele II re costituzionale e i suoi legittimi discendenti? E questa era la scheda referendaria. Manca qualcosa, diciamo. Del resto ce lo dice anche Filippo Curletti, che era al servizio di Cavour, che prima di morire chiamò un notaio per lasciare le sue confessioni, che furono immediatamente intercettate dal governo militare, furono secretate, oggi sono pubbliche, infatti sono stati scritti anche dei libri. Filippo Curletti, un criminale al seguito di... E lui dice che intanto presero le liste anche dalle parrocchie per trovare i nomi delle persone da portare a votare. Si presentarono in pochissimi, ma loro poi alla fine comunque le compilarono e buttarono tutto lì dentro, ovviamente con tutti sì. E infatti in alcuni seggi vennero trovati un numero di votanti, un numero superiore rispetto agli abitanti del paese. Ovviamente il tutto monitorato nelle due principali città, Palermo e Napoli, rispettivamente dalla mafia e dai gendarmi in coccarda tricolore di cui abbiamo parlato prima. Quindi al quartiere San Ferdinando bisognerebbe scrivere Piazza del Falso Plebiscito. Dopo l'unità che succede? Ce li ricordiamo un po' quei numeri, no? Quei 443 milioni di ducati oro che c'erano nel regno e così via. Il governo emette una legge per drenare soldi, una moderna legge di stabilità, diciamo così. La traduzione è che fu una tassazione immane sul sud conquistato e reso colonia. Giustino Fortunato, che ci dice che l'unità è stata la nostra rovina economica, l'unità ci ha perduti, lo Stato italiano profonde i suoi benefici finanziari nelle province settentrionali. Questo è vero perché tutte le commesse furono poi spostate al nord. Non muore soltanto Mongiana, muorono tutti quegli opifici di cui abbiamo parlato prima. Breda nasce soltanto 45 anni dopo Pietrarsa, Fiat sotto 75 anni dopo Pietrarsa. E che succede? Che le tasse di bollo, questo è importante, le tasse di bollo
che si pagavano nel regno erano di 2 milioni e 8, vengono portate a 10 milioni e 8. Aumentano dappertutto, ma non in questa percentuale qui. Le tasse sulle successioni nel Regno delle Due Sicilie non si pagavano, vengono portate a 6 milioni, in Lombardia da 2 milioni a 2 milioni e 8 e così via nelle altre regioni. Le tasse sugli atti civili e sui contratti da 2 milioni e 7 a 18 milioni. Ecco un altro macigno di quel pazzo che abbiamo visto prima. L'unità d'Italia non è avvenuta su basi di uguaglianza, ma come egemonia del nord sul mezzogiorno nel rapporto territoriale città-campagna, cioè il nord concretamente era una piovra che si è arricchita a spese del sud e il suo incremento economico-industriale è stato in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. Sempre il pazzo di prima. E ovviamente io da piccolo immaginavo sti briganti come dei ladri assassini che assaltavano le diligenze, non era colpa mia, non me l'avevano spiegato per bene, ma neanche il più raccapricciante film di terrore sarebbe in grado di descrivere l'orrore puro derivante da questa guerra civile di cui parlava prima Peppe. 12 anni di guerra, 84 paesi rasi al suolo, 500.000 arrestati in attesa di processo, l'esodo biblico verso le Americhe, intere comunità addirittura divennero nomadi, la morte di centinaia di migliaia di persone, e qui ci sono dati contrastanti, c'è chi parla di 200.000, chi di 300.000, Antonio in alcuni suoi libri arriva a sostenere addirittura 1 milione di morti, ma pure fossero 400.000, voglio dire, i numeri sono importanti. Questo è lo Stadio San Paolo e là dentro c'entrano 80.000 persone, sono tante 80.000 persone. Immaginiamoci tanti stati San Paolo, tante 80.000 persone, una marea di morti. E quindi che succede? Che mentre Garibaldi arriva a Napoli, da nord invece scendono le truppe regolari di Vittorio Emanuele II e però si attivano delle cellule dormienti nei vari municipi che spodestano i sindaci e mettono i vessilli di Vittorio Emanuele. Il popolo non ci sta, si ribella spontaneamente, piano piano li riconquista e rimette l'effigie del re di Francesco II, rimette lo stemma del regno delle Due Sicilie. E questo è un bellissimo proclama che loro appiccicavano sui muri. Dice, abbasso la rovinosa leva dello scomunicato ed empio Vittorio Emanuele, viva i prodi volontari di Francesco II. E quindi una reazione senza precedenti, che fu una legittima difesa quindi di intere comunità, una sollevazione di massa vera e propria. Che succede? Purtroppo avvengono in modo scomposto e quindi i piemontesi passarono al contrattacco e contrada per contrada, paese per paese, li riconquistarono tutti, furono mandati 380.000 soldati al sud, fu una strage, una pulizia etnica addirittura. E quindi necessariamente si rifugiarono poi tra i boschi, nei monti, divenne vera e propria guerriglia rurale. Questo fu il brigantaggio. C'aveva ragione Peppe prima quando parlava dei partigiani, questi furono i primi partigiani della storia. Solo che la resistenza, bene o male, è stata sdoganata, questa parte qui no. In America infatti la chiamano guerra civile, civil war, qui no. Vado velocissimo, vi faccio vedere alcune foto di briganti, le facce di quelli che potrebbero essere i nostri zii, Francesco Volonnino, Francesco Fasanella, la bellissima Michelina di Cesare, tantissime donne brigantesse, Cosimo Giordano, Michele Caruso, questo indossava gli orecchini della madre che era stata stuprata davanti a lui, si prese gli orecchini, divenne brigante e così via insomma. E il paese fu spaccato in due, perché a nord vigeva lo statuto albertino, a sud la legge Pica. La legge Pica che fu? Fu una legge, una licenza di uccidere, perché praticamente prevedeva l'arresto e la morte dei sospetti, quindi bastava essere sospetto per essere ucciso. Istituì dei cacciatori di taglie, ovviamente la morte per chi proteggeva i briganti. Bandi emessi da Cialdini e Pinelli che erano una violazione di qualsiasi diritto. Addirittura un'altra cosa che non sapevo, Maria Ingrosso della Gazzetta del Mezzogiorno ha ritrovato degli scritti che testimoniano il fatto che il governo per anni cercò di trovare una Guantanamo dove deportare i meridionali
e lo fece chiedendo all'Olanda, per il Borneo, alla Tunisia, alla Buenos Aires, per l'America del Sud. Questi sono i documenti dove sono stati trovati tutti questi atti. Per fortuna non ci si riuscì, insomma, almeno questo c'è stato, diciamo, evitato. Del resto, quando si dice non si perda tempo a fare prigionieri, insomma, quello che si vede sono solo le fucilazioni. Questa foto è un po' un emblema, come il ragazzo con le due buste davanti al carro armato in piazza Tiananmen. E qui purtroppo ci sono delle immagini brutte, vado veloce perché sono veramente brutte, sono fucilazioni, sono immagini di briganti trucidati, che però sono immagini vere. Questa è Michelina di Cesare, che è stata poi, dopo essere stata stuprata, impiccata a testa in giù e crivellata di colpi, insomma. Anche questa fu propaganda. C'è un fotografo casertano, Emanuele Russi, fu incaricato di fare tante fotografie, perché comunque dovevano essere divulgate, dovevano andare in giro e testimoniare quello che avveniva. Pier Eleonoro Negri, per reprimere l'uccisione di 41 bersaglieri, sterminò un intero paese, che fu Ponte Landolfo. Qui ci sono parole terribili che lui dice: sono tutti contadini, perciò briganti, morte ai cafoni, morte a questi terroni, andate a scovarli, ammazzateli senza pietà, non voglio testimoni. E hanno fatto anche delle targhe per celebrare la sua medaglia d'oro. Questo era Ponte Landolfo. Non vi racconto la storia di Concetta Biondi, che è terribile. Questa è la testimonianza di un soldato, fosse comuni, case non ancora ricostruite, ancora oggi a Ponte Landolfo, distrutte, bambini morti. E poi il proclama, il giorno successivo, dice: giustizia fu fatta, essi bruciano ancora. L'Umbroso, ve lo risparmio, fece degli studi, è un antropologo criminale che studiò catalogare la nostra razza come razza inferiore. Scrisse i delinquenti napoletani, prendeva le misure, no, del cranio, la distanza dagli occhi. Questi erano i suoi disegni. Esiste ancora un museo oggi a Torino dove ci sono più di 4.000 crani, teste di briganti o semplici contadini del sud, sotto formalina o imbalsamati, dove lui ci scriveva: questo è corruttore, questo è un oxoricida, questo è un stupratore, e così via, in base agli studi che faceva. E ci diamo ancora per l'ultima volta Gramsci, che dice: lo Stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e a fuoco l'Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti. Cosa gravissima, furono chiuse le scuole, ricordiamoci quello che disse Kundera, no? Vanno cancellate, la memoria va cancellata, saranno riaperte nel 1875, quindi secoli di storia, di libertà, di tradizioni cancellate. Da Torino dissero: questa generazione finirà e la nuova non saprà. E così è stato, perché noi non sappiamo, per 150 anni non abbiamo saputo. E ovviamente i briganti diventarono emigranti, se ne andarono ovunque, nelle Americhe soprattutto. Faccio vedere ho raccolto un po' di foto, cerco di stare nell'oretta che mi era stata data. Guardatevi l'interpellanza parlamentare di Angelo Manna, un parlamentare che nel 91 fa un discorso parlamentare molto interessante, perché chiede il desecretamento dei documenti, degli atti, ed è molto carina, dura un quarto d'ora. Se digitate su YouTube Angelo Manna lo trovate. E Antonio scrive della toponomastica. Antonio scrive che oggi tutti quelli che tanto danno hanno fatto alle popolazioni meridionali sono visibili. Ma bisognerebbe intitolare delle strade a Martumè, a Romano, a Crocco, a Michele Pezza. Anzi, dove maggiore era stata la reazione iniziale, maggiormente furono eretti monumenti celebrativi, chiaramente pagati dalle comunità locali. Tu esci da Piazza Garibaldi a Napoli e c'è la statua di Garibaldi, la Galleria Umberto I. Nell'università c'è sì la statua di Federico II, ma a destra e a sinistra, queste foto le ho fatte io l'altra volta a Napoli, c'è Mazzini e Cavour. E così via, Bixio, Cialdini, De Sonnaz, però continuiamo a vedere queste fotografie qui noi. Chi non dorma alza la mano. Mi dicono che ho 2 minuti. Ho 2 minuti. Io parlo 10 minuti, perché sennò. Allora, 2 minuti e vi lascio. Conclusioni. Se no, conclusione. Pino Aprile dice che
furono sono stati spesi tantissimi soldi in più negli ultimi anni al nord che al sud per il decoro, la pulizia, eccetera. Sarà, ma quando i piemontesi andarono a razziare la Reggia di Caserta, scrissero di aver trovato un oggetto non identificato a forma di chitarra, da cui il sottotitolo, perché non avevano mai visto un bidet. Chiudo dicendo che secondo me comunque questo non deve farci cullare, perché moltissime sono le colpe dei meridionali, attenzione, tutte queste cose, anche per questo siamo ridotti così, ma non solo per questo siamo ridotti così. E mi piace citare una metafora, cioè un entomologo, quindi studiava gli insetti, prende un barattolo e ci mette dentro delle pulci per vedere se gli insetti riescono a cambiare radicalmente la loro natura, che hanno ovviamente nel salto la loro natura principale. Ci mette un vetro sopra, queste partono, pam 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 pam, sbattono contro il vetro e ricadono giù. Poi toglie il vetro e non saltano più, non salteranno mai più. Per me, secondo me, il sud è in quel barattolo da 150 anni. Un barattolo con un coperchio, eccolo lì, stiamo là dentro. Sta nella volontà di tutti noi ricominciare a saltare.